sarebbe una palla clamorosa. Su quei libri che si citano, insomma, uno pensa che l'abbia letto, in realtà non letto solo dei brani, è un testo anche molto difficile. Quello che è importante è che comunque questo testo, la figura di Guazzaglia, mi ha aiutato moltissimo in questi 10 anni di attività a cambiare completamente il modo di pensare, a uscire dal mio provincialismo italiano, a uscire, a venirne un po' fuori. E questo che influenza molto su di me, cioè dopo i primi viaggi che facevo con gruppi, andavamo, campi profughi, cose da si raccontavamo gli altri, che sapete loro sono buoni, mi piace molto parlare, anche dire cose sopra delle loro possibilità, forse anche con i miei difetti, che Israele risulta benissimo. Ho deciso di viaggiare da solo, di andare fra la gente, di usare i mezzi pubblici, i ritmi loro, a volte dormire nei campi profughi, dormire con loro, parlare del più e del meno, anche matrimoni, perché no, funerali e altre cose. Questo perché? Perché nel libro, in questo libro Said chiaramente indica qual è il rapporto fra l'Occidente e l'Oriente. Lui lo scrisse nel 78, se non mi ricordo male, quindi sono quasi 40 anni questo è uscito. E parlava del fatto di come l'Occidente, di come noi occidentali, ci siamo creati una figura, una raffigurazione dell'Oriente che di fatto giustifica la nostra superiorità nei loro confronti, tutti quei pregiudizi che abbiamo nei loro confronti che ci portano a sentirci superiori. Dalla data di pubblicazione di quel libro, appunto, molti anni sono passati, ma la visione che l'Occidente ha dell'Oriente, del Medio Oriente è la stessa. Io oserei dire che è peggiorata, nel senso che prima forse l'elite avevano questa visione, forse 100 anni fa, anche 50 anni fa, il popolo non si poteva nostro, avevamo anche il tribunale in Italia. Ora invece purtroppo, secondo me, questo si è spostato a tutte le vite, a tutte le persone. Questa visione imperialista, secondo me, nell'animo dell'italiano qualsiasi, come lo voglio chiamare stasera, si è sottilmente penetrata e ora è permea fondamentalmente il nostro approccio nei loro confronti. E quindi parlando specificamente dell'Italia, io vi dico che se voi chiedete a un, ovviamente forse noi, ma anche noi potremmo in qualche modo entrare in queste categorie. Se chiedessimo all'italiano qualsiasi, ma cosa ne pensi se la NATO viene in Siria o in Libia? Io credo che la maggior parte, io ho chiesto a molte persone, anche qui in Italia ho preso questa abitudine, andando in Palestina sono tornato, mi sono comportato con gli italiani come mi comportavo come con i palestinesi. Se lo chiedete, la maggior parte non si pone neanche il problema se sia legittimo o meno, se sia giusto o meno, se abbia un qualche effetto efficace o meno. E i motivi possono essere tanti, io ne ho elencati 4, ma ci potrebbero essere molti di più. Cioè motivi economici, controllo delle risorse, queste sono le persone più oneste che sanno effettivamente cosa andiamo a fare. Poi ci sono motivi umanità, quelli che in passato abbiamo visto, no? La responsabilità di proteggere, le varie che ci sono state propinate dagli Stati Uniti, cioè salvare i cittadini civili dai dittatori cattivi, comportare su pieno, andare a portare tecnologia, perché là non ce l'hanno, non andiamo a mettere, come se fossero appunto persone che non hanno assolutamente nessun tipo di cultura. Motivi culturali, andiamo a esportare la democrazia, andiamo a esportare i valori occidentali, visti come valori superiori. E poi l'ultima novità sono appunto i motivi di sicurezza, dobbiamo andare laggiù perché c'è Daesh che se no vengono loro qua, ma bisogna andare a bloccarli prima che arrivino da queste parti. Ma c'è anche il motivo delle immigrazioni, di bloccare le immigrazioni, ma insomma andiamo avanti. Non è questo importante, non è neanche importante come mai l'italiano qualsiasi la pensa così. Sono ovviamente persone molto più qualificate di me che possono vedere. Qualsiasi sia il motivo, è che l'italiano qualsiasi pensa che intervenire con la NATO sia normale. Magari, quindi la maggioranza delle persone, ma io credo che anche c'è un'altra maggioranza che ritiene magari non intervenire con gli altri, ma intervenire con l'ONG, intervenire con altri tipi di organizzazioni che vanno là sempre surrettiziamente a puntare qualcosa che è nostro, ma non è loro, non è quello che loro. Sapete quante bandiere di Spagna, USAID, di tedeschi che hanno costruito edifici in Palestina che sono deserti, che sono infatiscenti, che non servono assolutamente a nulla, come un cinema Jenin in cui insegnano la cultura tedesca, che se voi ci andate non ci trovate nessuno, non trovate nessuno, ci hanno speso 2 milioni di euro per fare.
La prima volta che andai, siccome c'era una bella firma del mio, uno dei miei cantanti preferiti, che è Roger Waters, ho detto, ah, cavolo, questo il grande Roger Waters mi ha contribuito a fare questa cosa. In realtà è completamente inutile, sono cose completamente inutili. Spendiamo la maggior parte del tempo a fare cose inutili, che pensiamo che siano utili a loro, ma sono solamente utili nella nostra testa. Altro aspetto, la nato spesso è confusa con l'uomo, lo diceva giustamente con più competenza di me. Giulietto, molta gente si chiede cos'è la nato, cos'è l'uomo, non so se siamo in grado di dire la differenza. Cioè è anche vero che molta gente quindi pensa di sapere, però ignora fondamentalmente la carta dell'uomo, dove uno dei pilastri è al contrario di quello che dicevo prima, l'altro principio dell'autodeterminazione, che è uno dei pilastri della carta dell'uomo e che dovrebbe regolare i rapporti fra gli stati. È anche vero che è anche previsto l'intervento anche armato, ma è previsto dopo tutta una serie di cose in cui si deve fare la diplomazia, si deve fare tutta una serie di cose. Sicuramente se uno fosse in grado di mettere in pratica tutto questo, la guerra ovviamente sarebbe sicuramente lì. Faccio un esempio sul discorso della determinazione. Voi sapete che ci sono ragazzi, persone che vengono in Palestina e chiedono, ma come mai in Palestina non ci sono i caschi blu, non ci sono le forze di interposizione? E qual è la spiegazione? La risposta? Perché le parti in gioco devono accettare la presenza dei caschi blu. E secondo voi chi è che non accetta la presenza dei caschi blu? Sono solo su questa, no? Non credo che sia troppo difficile. Secondo voi, vabbè, io ho scritto una cosa, ma la cosa è cioè, per gli italiani è qualsiasi, che l'ONU possa intervenire in Italia è assolutamente fuori dalla mente, noi siamo talmente superiori che questa cosa non ci scalfisce. La realtà, dal mio punto di vista, è ovvia, cioè l'italiano qualsiasi, e forse anche molti di noi, compreso me, io sto imparando anche queste cose, come si dice anche, non ho imparato per 40 anni, non mi metterei mai a giudicare nessuno per questa cosa. Siamo molto ignoranti, ma forse non siamo ignoranti come gli americani, ovviamente, ma anche noi abbiamo la nostra bella fetta di ignoranza e di non conoscenza delle culture altrui. Siamo corti di memoria, cioè non c'è bisogno di ricordarsi tutte le panzane che ci raccontava Berlusconi, ma del resto l'abbiamo Renzi che anche lui ha adottato le stesse cose, che un giorno dice una cosa, qualche mese dopo magari dice un'altra, insomma si ricorda le cose. È vero che ci ricordiamo, ci facciamo bene con il Rinascimento, questa cultura che portiamo in giro. In realtà, come dico a amici non toscani, come me che non siamo noi toscani, siamo del Rinascimento, dico ma il Rinascimento è finito molto tempo fa. Non siamo neanche lontanamente la brutta copia di quello che hanno fatto loro, ammesso che anche all'epoca insomma di guerra ne hanno fatte anche loro. Quindi, soprattutto secondo me, la cosa fondamentale è che tutti questi popoli che hanno culture millenarie, magari diverse dalle nostre, magari con dei difetti, hanno assolutamente il diritto di autodeterminarsi e soprattutto hanno i mezzi per farlo. Tranquillamente, non c'è bisogno che noi andiamo a insegnare assolutamente nulla, hanno vissuto per tanti secoli, hanno una cultura che hanno esportato, ovviamente la cultura araba è stata esportata come Franco Cardini, altro proponente di questo comitato, ci ha insegnato per tanti anni. Quindi, il mio punto è questo, la mia esperienza in Palestina, ma non solo là, perché ho visitato anche la Siria, ho avuto la fortuna di vederla prima, che fosse smembrato, ho visto la Siria e ho goduto moltissimo di quel viaggio, prima che tutto purtroppo cadesse Aleppo, Damasco, Aleppo, un posto stupendo, con dei ristoranti molto, molto più buoni che in Palestina, devo dire. Cioè mi ha insegnato che bisogna fare un lavoro dentro di noi, che bisogna imparare a conoscere le culture. Ringrazio Said, ringrazio tutti i maestri, i pensatori, che ci hanno indirizzato in questa direzione e che ci hanno aperto la mente. Per dirla con un commentatore arabo recentemente, e la penso assolutamente così, un tassista di Damasco non deve fare il lavavetro o qualcos'altro in Europa, deve fare